Salmo 21. O eterno, dite un po'. Dillo Aurora, o eterno, dillo. Dillo anche voi, o eterno. O eterno. Ciao Francesco, o eterno, come si dice? Bravo, bravo, bravissimo. Bravissimo, un applauso a questi bambini. No, buonasera. Un applauso. O eterno, il re si rallegrerà nella tua forza. Eccolo, ecco, vedi? E quanto esulterà per la tua salvezza. La storia può partire solo da qui, perché se non siamo salvati in speranza è vano per noi trovarci qui. Ma la speranza vive, perché è Gesù Cristo la nostra speranza, non la religione, non la Chiesa, ma il Signore della Chiesa è la nostra speranza, Gesù. E lo ringraziamo con tutto il cuore. E quanto esulterà il re per la tua salvezza? Tu gli hai concesso il desiderio del suo cuore e non gli hai rifiutato la richiesta delle sue labbra. Poiché, guardate il versetto 3, poiché tu gli sei venuto incontro. Non è che noi siamo andati incontro a Gesù venendo qui, non gli abbiamo fatto un piacere. È Lui che è venuto incontro a te e dice: vieni con me, stai con me, vivi con me, respira con me, segui con me la vita e non da solo. Tu gli sei venuto incontro, dice il salmista. Wow! Wow! Poiché tu gli sei venuto incontro con benedizioni di prosperità, gli hai posto sul capo una corona d'oro finissimo. Egli ti aveva chiesto vita e tu gli hai dato lunghi giorni in eterno. Grande è la sua gloria per la tua salvezza. Noi siamo meno che polvere, ma siamo grandi perché lui è venuto incontro con la sua gloria. Lui gli hai conferito maestà e gloria, perché lo rendi grandemente benedetto per sempre. Lo ricolmi di gioia alla tua presenza. Non cercate di essere ripieni di gioia per ciò che Gesù vi dà, ma per ciò che lui è. Qui dice, vedete fratelli, lo ricolmi di gioia alla tua presenza. La vera gioia sta nella presenza, non solo in ciò che fa, ma in ciò che lui è. Poiché Lorenzo confida nell'Eterno, e ognuno di voi può leggere il suo proprio nome, dice: il re confida nell'Eterno e nella benignità dell'Altissimo e non sarà mai smosso. La tua mano raggiungerà tutti i tuoi nemici e la tua destra raggiungerà quelli che ti odiano. Tu li renderai come un forno ardente. Quando apparirai adirato, nella sua ira l'Eterno li inabisserà e il fuoco li divorerà. Tu farai perire il loro frutto dalla terra e la loro progenie tra i figli degli uomini, perché hanno ordito del male contro di te e hanno ideato piani malvagi, ma non riusciranno. Tu farai perire il loro frutto dalla terra. Vedete, la malvagità sta aumentando in tutto il mondo. Parlavo prima con Freddie Moore. La malvagità sta parlando nelle nostre menti, anche dei figli di Dio, di quelli ripieni di Spirito Santo. Ma c'è una buona notizia: che la mano del Signore raggiungerà tutti i nostri nemici e li farà perire. La terra, la follia della terra perirà, ma i giusti fioriranno in Cristo Gesù. Perché hanno ordito del male contro di te, dillo, è vero, e hanno ideato piani malvagi, ma non riusciranno, cari miei. Noi ideiamo, guardate, i piani malvagi, non è solo il diavolo che li inventa, è anche la nostra mente, ma non riuscirà perché lo Spirito di Dio è più forte. Perché il tuo cuore è più forte della tua anima. Amen.
poiché tu farai voltare loro le spalle e punterai le frecce del tuo arco contro la loro faccia. E il versetto 13 del Salmo 21 conclude così: innalzati, o Eterno, con la tua forza. Noi canteremo e celebreremo le lodi della tua potenza. Partiamo da qui. Partiamo da qui. Partiamo da qui. Celebriamo la potenza di Dio. Celebriamo la potenza dello Spirito Santo. Celebriamo la potenza di Gesù Cristo. Celebriamo la potenza del suo regno. Celebriamo la potenza della sua vita. Celebriamo la potenza del suo perdono. Celebriamo la potenza della sua santità. Celebriamo la potenza della libertà. Celebriamo la potenza, perché Dio è il potente. Amen. Amen.